Ok, allora ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, barra live video, insomma quello che è. Dunque, oggi è arrivato l'evento quello degli antichi racconti, quindi voi venite qua per prendere i libri, parlate con questo personaggio qui, adesso io ci ho già parlato, eccetera, eccetera. Vi sbloccherà un covo, diciamo un dungeon, che praticamente sarà questo qua, almeno per il primo giorno, ok? Ovvero Lair of the Mad Dragon, ok? Il covo del drago pazzo, del drago folle, insomma. Praticamente voi farete gruppo, creerete il vostro gruppo, inizierete a fare questo dungeon. E praticamente lo dovrete fare per 5 volte, ok? Man mano che voi farete questo dungeon, guadagnerete della valuta, ok? Questa valuta vi servirà per comprare questi manufatti qui, ok? E la valuta corrente è questa qua, monete delle storie raccontate, ok? Quindi se voi farete, adesso non mi ricordo di preciso perché ancora non l'ho fatto. Però se voi farete questo dungeon, per dire oggi, il primo giorno, questo dungeon lo farete una volta, guadagnerete, faccio per dire, 10 monete di queste qui, no? Lo fate 2 volte, 15, 3 volte, 20, no? 4 volte, 30 e 5 volte, 45, per dire, no? Io adesso mi ricordo che più o meno farlo 5 volte vi dava la possibilità di avere 45 monete al giorno, ok? Se riuscivate a farlo per 5 volte. Casomai non riusciste a farlo, ok? Per esempio, che ne so, lo fate arrivate alla terza volta e lo fate per la quarta volta e fallite, ok? Fallite la quarta volta, da quel che so e che mi ricordo, praticamente le monete che avete guadagnato qui, ok, mi seguite, verranno azzerate, quindi se alla terza volta avete guadagnato 29 monete o 30 monete, ok, e alla quarta volta lo fallite, quelle monete 30, quelle che sono, le perderete, ok? Quindi ponderate bene le vostre scelte, se avete un buon gruppo andate fino in fondo, se ve la sentite, o se pensate di non essere in grado per via del gruppo eccetera di riuscirlo a completarlo 5 volte, magari è meglio farlo 3 volte per 2, ok? Quindi ripetete questo dungeon qui 3 volte, ok? Uscite, guadagnate le vostre 30 monete e poi lo rifate per altre 3 volte, ok? Per dire. Questo è più o meno come funziona, ok? Il giorno dopo, in sostanza, tornerete a parlare sempre con questo personaggio qui e vi sbloccherà un altro covo, un altro dungeon, ok? Che potrebbe essere questo qui o potrebbe essere uno di questi due tavoli qua, ok? Praticamente questo è il primo, il covo del mago, ok? Poi ci dovrebbe essere il ghiacciato, che è questo, dovrebbe essere questo, almeno se non mi ricordo male. Poi c'è, o forse questo, il ghiacciato, non mi ricordo. Comunque, il dungeon del ghiaccio, il dungeon ghiacciato. Il terzo covo è il dungeon dove guadagnate l'oscurato. E il quarto covo è il dungeon dove guadagnate un altro manufatto, ok? Praticamente per ogni dungeon voi. Cioè ogni dungeon corrisponde a un manufatto, diciamo, no? Però non è proprio così, nel senso che il primo covo, questo qua, sarebbe il dungeon del drago, ovvero del manufatto avvelenato, ok? Però se per dire voi fate il dungeon del ghiaccio, no? Ad ogni modo voi guadagnerete la valuta, questa qua, e potrete comunque comprare un qualsiasi diario che vi interessa a voi, ok? Questo è sostanzialmente più o meno come funziona. L'importante è guadagnare questa valuta qua, ok?
Dunque, allora, dopo di un po', non mi ricordo entro quanto, tipo dopo 2 o 3 volte, 2 o 3 giorni, ogni 2 o 3 giorni, non mi ricordo quando di preciso, voi guadagnerete anche la valuta per comprare questi oggetti qui, ok? La sciarpa delle infierettature e la fascia delle infierettature, ok? Che fanno set cintura collo. Quindi dopo 2 o 3 giorni voi guadagnerete questa valuta qui, che adesso qui non ce lo dice qual è, però guadagnerete questa valuta, ok? E potrete prendere questi oggetti. Poi, dopo vabbè, c'è anche qui il negozio dove voi potrete guadagnare questi oggetti qui, però non sono niente di che, ok? E niente, questo fondamentalmente è più o meno quanto riguarda l'evento Antichi Racconti, non è che c'è altro da dire, al massimo ci sarebbe da farvi vedere i dungeon, ok? Adesso vediamo nei prossimi giorni se riesco a fare qualche video sui dungeon. Quindi niente, questo più o meno è come funziona l'evento degli Antichi Racconti, spero di essere stato abbastanza chiaro, non mi pare di che sia difficile da capire. Comunque ve lo rispiego: ogni giorno voi parlate con questo qui, ok? Oggi primo giorno vi sblocca questo qua, domani secondo giorno vi sblocca un altro tavolo che corrisponde a un altro dungeon, ok? Ogni giorno comunque sia, a prescindere dal dungeon, voi guadagnate valuta e potete comprare qualsiasi tipo di manufatto qui, ok? Poi, non vedo se c'è un tipo, questo qua, no. Ok, comunque, ad ogni modo, quando voi comprerete uno di questi manufatti, praticamente voi vi darà anche, tipo, adesso io non lo posso prendere perché ce l'ho già, comunque sia. Ogni giorno voi comunque sia guadagnerete sempre questa valuta e con questa valuta qui voi comprerete anche le storie, ok? Vedete lì racconti acquisiti, una storia velenosa, una storia di stupore, una storia di follia, racconti di potere, il capitolo finale, ok? Quindi ogni bonus, chiamiamoli così, ha un costo, ok? Che non mi ricordo di quanto. Però praticamente sappiate che non vi basta comprare un manufatto, ok? Ma vi serve anche prendere i bonus che gli appartengono, ok? Quindi ci sono 5 bonus, come vedete, uno di uno, uno di uno, uno di uno, uno di uno e uno di uno, ok? Quindi sono 5 bonus a manufatto e quindi mi raccomando, cercate di prenderli tutti, che è meglio, ok? Quindi niente ragazzi, io spero di essere stato chiaro, non mi pare appunto sia difficile da capire, e detto questo ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao!